Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'aggiornamento della sessione trading con Ichimoku, sessione che tengo io il giovedì dalle ore 16 alle ore 17. Per maggiori informazioni basta andare all'interno della sezione formazione trading, vi si aprirà questa pagina, come al solito cliccate sulla scritta trading con Ichimoku, vi aprirà un'altra pagina, ebbene qui trovate tutte le informazioni necessarie. Forex, i principali strumenti finanziari analizzati sono Forex, indici, materie prime ed azioni, ovviamente tutto tramite l'utilizzo dell'indicatore Ichimoku. Bene, per chi fosse interessato qui c'è una sessione completa di esempio, però ho deciso di postarne una nuova, questa all'interno di questo articolo che vedete qui. Trovate la mia sessione del trading con l'ultima sessione di trading con Ichimoku e poi anche la sessione del trading live. Per chi fosse interessato ho voluto mettere qui tutti e due i video che trovate, il primo qui e il secondo qui in basso. Bene, però ora continuiamo e andiamo a vedere i grafici, cosa che ci interessa sicuramente molto. Voglio partire con uno strumento che stiamo tenendo d'occhio, che è proprio AUDN e ZD. Siamo short da diverso tempo, anche dopo aver preso il target in maniera millimetrica. Ovviamente qui ognuno gestisce la sua posizione come vuole. Detto questo, però, da qui che cosa è successo? Questo target ha funzionato bene da supporto, anche perché la linea Kikou evidentemente aveva rimbalzato sul suo prezzo dei 26 periodi precedenti. Da qui infatti ritracciamento sostenuto, come possiamo vedere qui c'è una fascia supportiva molto interessante in area 1.103. Ora però dove siamo? Ora siamo proprio a ridosso della linea Kijun. Questa, la linea Kijun non è stata rotta, questa è una falsa rottura, ma si poteva tranquillamente capire dalla grande ombra rialzista che ne era venuta fuori. Infatti anche con la candela successiva riusciamo tranquillamente a capire che questa non è una vera rottura. Quindi per chi è ancora in posizione, mantenere il tutto fino a che il prezzo non chiude con una certa decisione al di sopra della linea Kijun, ma comunque l'abbiamo già spiegato a fondo durante l'ultima sessione. Direi che possiamo mantenere il tutto e attendere nuovi ritracciamenti. Se per caso dovessimo prendere lo stop, pazienza, l'importante è seguire le regole con un corretto money management. Andiamo avanti però e parliamo di AUDN, operazione che è andata veramente molto molto bene, operazione che abbiamo aperto appena qui alla rottura di 87, quindi siamo scesi bene, arrivati al primo target, portato a casa parte della posizione qui in area 85.60 e spostato lo stop in profitto a 86.56. Bene, da lì quindi abbiamo lasciato correre il tutto, siamo scesi molto bene, non abbiamo raggiunto l'ultimo target che porterebbe alla chiusura totale della posizione. Ritracciamento nella giornata di ieri verso l'alto, anche quest'oggi sembra che il prezzo voglia chiudere in positivo con una candela positiva, ma io direi che lo stop in profitto ce lo abbiamo e possiamo tranquillamente lasciar correre il rimanente fino a possibile target 84.19. Lo stop in profitto da 86.56 lo spostiamo a 86.035. Bene, ma andiamo avanti perché gli strumenti sono ancora molti, non tutte le cose vanno bene, perché io faccio vedere sempre stop e target, giustamente, perché noi siamo qui per cercare di fare profitti, ovviamente non si può dire che facciamo sempre profitti, ma ultimamente sta andando molto bene. Qui invece non è andata dalla parte corretta, stiamo parlando proprio del gold. Ebbene, questo strumento ci è andato in stop perché inizialmente avevamo provato uno short da 1273, poi da qui non c'è più stata direzionalità e quindi ci basavamo solamente su questa possibile resistenza in area 1281 e poco più in alto qui si trovava la resistenza della linea Kijun in area 1283. Questa resistenza è stata rotta inizialmente, ma questa era una falsa rottura, e poi anche qui questa è una forte rottura verso l'alto. Però cosa è successo? Il prezzo si è fermato a 1295. Queste sono resistenze tecniche che vado a studiare io ogni volta, perché ho il mio quadro tecnico e il mio quadro con Ichimoku. Bene, questa resistenza ha funzionato molto bene, ma comunque la nostra regola era chiudere la posizione quando il prezzo avessi chiuso di sopra della linea Kijun. Avevo comunque un'esposizione bassa, quindi rischio molto contenuto, come avevo comunque consigliato un po' a tutti
Detto questo, ora che fare? Beh, io sto flat, quindi attenzione, qui non c'è nessun tipo di segnale, siamo in lateralità. Non è corretto, a mio avviso, operare in questo momento con l'indicatore Ichimoku. Ci aggiorniamo giovedì. Andiamo avanti, parliamo di CAD/JPY. Abbiamo spostato lo stop, anzi, ho spostato lo stop in pareggio e lo comunico a tutti. Ed eccoci qui. Abbiamo preso un bello short aperto in diretta l'ultima sessione qui. Si poteva aprire uno short qui, ma anche uno short alla rottura di questo livello in area 88 e 14. Bene, poi ora cosa sta accadendo? Anche qui due candele verdi, molto probabilmente anche quella di quest'oggi. Facciamo molta attenzione, la mia view comunque qui resta per ora ribassista. Vediamo come la Kikou, se andiamo indietro nel tempo, non è riuscita a rompere la SSB qui sfondando la nuvola. E quindi ora ci troviamo in area 88.88, numero tondo, e comunque la mia view rimane short anche se ho spostato il mio stop in pareggio. Bene, andiamo avanti e parliamo di un altro strumento che scambia con yen giapponese. Ovviamente lo sto facendo vedere diversi strumenti con yen giapponese, poi ognuno opera come meglio crede, se gli piace di più il dollaro americano, se gli piace di più il dollaro australiano. Anche per questo, infatti, io non avevo operato su USD/JPY, ma siccome qualcuno me lo aveva chiesto durante la sessione, io come sempre cerco di rispondere a tutti. E che cosa avevo detto? Attenzione, perché non provare uno short da 113 con stop alla chiusura dei prezzi di sopra della linea Kijun e target 112 e 26. Bene, per chi ha provato questo short, diciamo che è andata molto bene. Io non l'ho preso, anzi, devo dire la verità, io qui cercavo dei long, anche se parliamoci chiaro, non con Ichimoku, perché cerco di diversificare la mia operatività. Detto questo, comunque, ho preso uno stop qui, sì, ma non con Ichimoku. Ichimoku funziona sempre alla grande, sono davvero molto soddisfatto di questo indicatore, continuo ad esserlo. Per chi ha provato questa operazione, si può, a mio avviso, chiudere in buon profitto. Andiamo avanti però e ora spostiamoci, non parliamo più di yen, ma andiamo a vedere un indice che ho analizzato nel dettaglio, grazie anche a uno spunto di un utente e devo assolutamente ringraziarlo. Abbiamo fatto una bella analisi. Andiamo a vedere l'Australia Cash, eccolo qui. Abbiamo fatto una bella analisi, siamo entrati long su questo strumento, anche se con un'esposizione non molto alta, ma comunque abbiamo visto l'opportunità. Andiamo a metterci i parametri standard, perché stiamo ragionando su time frame giornaliero. E che cosa possiamo notare? È vero che ora l'inclinazione della Tenkan dà un po' fastidio, ma comunque abbiamo impostato questa operazione long con lo stop al di sotto di questa fascia di prezzi molto importante, o comunque al di sotto della Kijun. Il prezzo è salito, la Kijun ha recuperato molto, adesso dobbiamo capire se ci saranno ulteriori strappi rialzisti oppure se il prezzo verrà giù. Ovviamente stop alla chiusura dei prezzi al di sotto della linea Kijun. Manteniamo anche questa operazione, ma andiamo avanti perché abbiamo ancora di cui parlare. Due azioni molto molto interessanti. La prima si chiama Linde AG, un'azienda tedesca. Abbiamo impostato un long da 184.20 con target proprio qui in area 191.38/192. Arrivati a questo punto si può tranquillamente chiudere metà della posizione e spostare lo stop in pareggio andando a cercare nuovi strappi rialzisti, ma comunque senza esporsi nuovamente sul mercato, in quanto sarebbe molto rischioso per chi è entrato. Quindi ottima mossa e lasciamo correre. Bene, ultimo titolo, stiamo parlando di Volkswagen. Volkswagen, molto molto, siamo molto contenti di questo titolo, di questa operazione aperta in area 160, proprio in diretta durante, avevo dato un possibile spunto operativo in diretta durante l'ultima sessione di trading con Ichimoku. Bene, anche qui, long da 160, c'è stato un bel massimo in area 173, ma 173 vediamo che sarà un punto interessante, lo vediamo giovedì alla sessione. Comunque, anche qui, stop in pareggio, portiamo a casa metà della posizione e lasciamo correre i profitti senza farci troppi pensieri. Bene, io ho concluso, vedete, molte sono andate bene, però giustamente anche gli stop ci sono sempre. Io con questo ho concluso, ragazzi, vi ringrazio molto per l'ascolto, ringrazio veramente tutti, ci vediamo per chi è interessato giovedì sera pomeriggio, lì dalle 16 alle 17, alla sessione di trading con Ichimoku. Con questo io
auguro una buona giornata, un buon trading a tutti e ci vediamo qui su investire.biz. Ciao e grazie a tutti.